Guardando questo video penserete: cavolo, quanto avrei voluto passeggiare per Via del Corso quel pomeriggio? Perché oggi, per Natale, io e il mio fidato elfo buco, eccomi qua, regaleremo Bitcoin alle persone più interessate che troveremo per strada. E sarà anche un'ottima occasione per scoprire quanto ne sanno della criptovaluta più famosa al mondo, dell'unica criptovaluta. Guardate fino alla fine, perché nasconderemo in ordine le 12 parole segrete del SID. Sì, perché i Bitcoin contenuti nel wallet che regaleremo oggi, quelli che rimangono li regaleremo a un fortunato di voi che appunto ricomporrà tutto il SID all'interno del video. E niente, quelli che rimangono saranno vostri. Com'è la frase di One Piece? Cercatelo se lo volete. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. La nostra passeggiata inizia per i magnifici fori imperiali, dove, contornati dai perenni lavori in corso, mi viene una brillante idea. Infatti, per regalare i Bitcoin a quelle che sono le persone veramente più intraprendenti, mi sono portato questo cartello con pennarello nel quale scriveremo: regaliamo Bitcoin. Così inizialmente regaleremo i Bitcoin solamente ai più curiosi e più intraprendenti, che vedendo il cartello ci faranno domande o ci fermeranno. Chi sarà così audace da chiederci i Bitcoin gratis? Vuoi Bitcoin? Li stiamo regalando. Sì, non un intero, però se vuoi regaliamo Bitcoin. Sì, sì. Va bene. Te ne intendi di Bitcoin? Zero. Non conosci nulla? Sì, conosco un po', però. Che cos'è Bitcoin? È una criptovaluta. Bravo. Quanti Bitcoin ci sono al mondo? Quanti ce ne saranno? Non lo so. 40.000 euro tipo. Valgono 40.000 euro, bravissimo. Ovviamente noi non te ne daremo uno intero, però. Vabbè, quanti? No, ti daremo 10 euro. 10 euro? Siamo bene. Scaricati Coinbase Wallet. Come ti senti a essere il primo a ricevere Bitcoin? Bene. Cosa? Non te ne intendi? No. Zero. Se ti regalassimo Bitcoin, sarebbe un modo per invogliarti a studiare questo mondo? Certo, sì. Allora tira fuori il telefono, li regaliamo anche te. Va bene. Questo? Coinbase Wallet, sì. È vera questa cosa? Sì, è vera. È così. La cosa è, tu ora non ne sai niente di Bitcoin. Ti regaliamo questi 10 euro in Bitcoin. Se tu li vuoi adoperare, sei costretto a informarti su come si utilizzano. Ah, va bene. E poi è Natale. Sì, crea portafoglio. Qua devi fare ricevi Bitcoin. Ok. Questo è il tuo QR code. Questo qua sarebbe il tuo indirizzo pubblico di Bitcoin. Praticamente ognuno ha una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica è questa qui che stiamo vedendo noi, che è quella che tu devi condividere agli altri per farti inviare i Bitcoin. È quella che tutti possono vedere. La tua chiave privata invece deve rimanere nascosta, perché chi la conosce ha praticamente in mano tutti i tuoi Bitcoin. Noi facciamo invia, scannerizza il tuo QR code, okay. Seleziona 10 euro da inviare, avanti. Conferma. Invio transazione effettuata correttamente. Dopo aver mandato i Bitcoin alla ragazza curiosa, abbiamo riscontrato il primo problema. Infatti, quando abbiamo provato a mandare Bitcoin anche al suo ragazzo, ci veniva chiesto di aspettare che la transazione precedente fosse conclusa. E dato che sotto Natale la rete di Bitcoin è congestionata come le casse di Zara in questo periodo, oltre alle alte commissioni per mandare Bitcoin, ci siamo resi conto che non solo ci sarebbe voluta all'incirca un'ora per farli arrivare, ma che avremmo anche dovuto aspettare tra una transazione e l'altra. Ma davvero? Sì. Ma come sarebbe a dire? È rimasto male. Quindi, mentre la ragazza se la rideva perché lei aveva ricevuto i Bitcoin e il ragazzo no, noi siamo stati costretti a congedarli per affrontare il problema. Ragazzi, purtroppo è successo l'inconveniente. E a questo noi non ci avevamo pensato. Cioè, ma come facciamo? Ci abbiamo messo un po'. Lo sfondo dietro a noi si è velocemente trasformato in un cielo blu notte, ma alla fine abbiamo trovato la soluzione. Dopo mezz'ora di tentativi, riflessioni varie, eccetera, abbiamo inviato da un wallet esterno 100 USDC su rete Solana, che sono più veloci, ci vogliono 2 minuti, quindi ci alterneremo, manderemo a volte Bitcoin, a volte USDC, perché nel frattempo i Bitcoin che abbiamo mandato alla ragazza sono arrivati, almeno quello. Quindi adesso, prossime persone che ci fermano, regaliamo prima Bitcoin e poi USDC. Come nel vero spirito di Natale, è stato buono Bitcoin, è stato cattivo USDC. Così, fieri di aver risolto il problema, abbiamo ricominciato a offrire in dono le nostre criptovalute. Li volete dei Bitcoin gratis? No, grazie. Di voi dei Bitcoin in omaggio? Siccome nessuno si ferma a prendere i nostri Bitcoin in regalo, proveremo a usare
la campanellina. Regaliamo bitcoin! Bitcoin in regalo per Natale! Volete dei bitcoin in regalo per Natale? Devi andare su App Store e scaricare Coinbase Wallet. Tu sai che cos'è bitcoin? Sì, lo so cos'è. Cos'è? È una criptovaluta. Sei un po' dentro questo mondo? No, o non ti... poca nulla, poca roba. Che cosa sai? Che so, nulla, so cos'è. Però non ho mai operato, diciamo. Ricevi bitcoin, ok. Ora avverrà la magia. Perfetto. La mezz'ora ti arriveranno 10 euro in bitcoin. Che cosa ci farai? Nulla. Vabbè, li lascio lì. Li lasci lì. Magari tra 50 anni ci comprerai una utilitaria. Magari, speriamo. Va bene, grazie. Buon Natale. È stato semplice. Abbiamo regalato bitcoin. Bitcoin gratis. Li volete? Bitcoin gratis. Scusami. Li vuoi dei bitcoin in regalo? No, grazie. No. Accetta solo monetine. Vogliamo regalare bitcoin, ma niente. Stiamo regalando bitcoin per Natale, li volete? No, grazie. No, no, grazie. Volete dei bitcoin gratis? Ce la faccio. Io non ho. No. Fatu, qui tengo il telefono 10.5. Fatu, vai. Sono soldi gratis. Ma c'ho il telefono a 10 perché abitiamo lontano. Tu sei dentro il mondo cripto? Sì, sì, sì. Davvero? Sì. Che cos'è bitcoin? I soldi virtuali. Quanti bitcoin ci sono al mondo? 70.000. Un po' di più, sono 21 milioni. Insomma, li vuoi questi soldi o no? No, grazie. Non li vuole, vabbè. Ce li teniamo per noi allora. Raga, io non pensavo che fosse così difficile regalare soldi alla gente. Ma perché non li vuole nessuno? Abbiamo continuato a lungo con questa tiritera finché un ragazzo, che da ora in avanti chiameremo il ragazzo audace, si è fatto avanti. Tu sai che cos'è bitcoin? Certo. Che cos'è? È una criptovaluta. Quanti bitcoin ci sono al mondo? Quanti non lo posso sapere. C'è un numero che poi, arrivati a quel punto, non ce ne saranno mai di più. Arriva una soglia e poi si fermano. Esatto. 2000 bitcoin. E mo 500.000 bitcoin. 21 milioni. Che comunque, se consideriamo tutte le persone sulla Terra, sono molto 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 pochi. Sapresti spiegare bene o male come funziona la blockchain? In realtà no, voglio studiare perché è una cosa che mi appassiona. Siccome ti vedo molto ti incoraggiamo, ti inviamo 20 euro in cripto. Bitcoin. Sì. Coinbase Wallet. Non ti devi registrare né niente. Come spenderai queste cripto? Le spenderai? Le manterrai per il futuro? Se sono cripto vanno mantenute. Cioè ci piace, il ragazzo ci piace. 30 euro. Si è scaricata l'app? Puoi fare tranquillamente, sì, crea un nuovo portafoglio. Non serve che ti metti il nome né niente. QR code, okay, ecco qua, ha preso. Conferma. Io transazione effettuata. La rete appunto oggi è un po' congestionata, quindi tra un quarto d'ora, 20 minuti ti arriveranno. Arriva i soldi. Arriva una notifica con i soldi. Sì. Ok. Dai. Buon Natale. Buon Natale. Grazie. Buon Natale. Grazie mille. Carissimi investitori, io direi che è arrivato il momento di ringraziare i nostri amici di Coinbase Italia che hanno reso possibile tutto questo video regalandoci i bitcoin da regalare a nostra volta. Perché di certo i nostri col cavolo che li regaliamo. Quindi ci tenevamo a far sì che questo video fosse sponsorizzato proprio da Coinbase, in quanto si tratta dell'unico exchange quotato in borsa. Infatti, essendo quotato al Nasdaq, si tratta comunque dell'exchange, penso, più sicuro in circolazione. Cioè, praticamente mi stai dicendo che è l'exchange più sicuro al mondo? Beh, diciamo che deve rispettare delle regole che altri exchange comunque non rispettano. Questo è vero. Questi sono fatti. Cioè, è l'exchange che io consiglierei a tutte le persone novizie di questo mondo che si stanno avvicinando adesso, oppure a persone magari non nuove ma esperte che però investono grosse ma grosse quantità di denaro. Quindi se la sicurezza è la vostra priorità, Coinbase. Trovate il link di affiliazione qua sotto nella prima riga della descrizione del video. Ora torniamo a regalare bitcoin, ma non i nostri. Regaliamo bitcoin. Regaliamo bitcoin. Sì. Gratis, sì. Gratis. Per Natale. Per Natale. Sì. Agripoco, ma tu ci fai. Ha detto, te lo dico io perché sono massimo esperto, bilingue alla Bocconi e Bocchini. Pace e amore in terra a te e credo a qualche tuo familiare. Bitcoin in omaggio, gratis, per Natale. Voi sapete che cos'è bitcoin? No. 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 Se vi regalassimo dei bitcoin, che sono soldi, sarebbe un motivo in più per spingervi a conoscere bitcoin? Boh. E bitcoin potrebbe essere per vincere i premi una ciascuno. No, no, è una moneta digitale, una criptovaluta. Ah, una moneta? Allora va bene. Quindi non avete mai sentito parlare di bitcoin? No, mai sentito. Siccome queste persone non avevano la ben che
minima idea di che cosa fossero le criptovalute, abbiamo deciso di mandargli gli USDC su rete Solana per fargli vedere il funzionamento. Ma questa parte non ve la facciamo vedere perché altrimenti il video verrebbe troppo lungo. Ora passiamo alla ragazza informata. Bitcoin lo so che cos'è. Ma è TikTok. TikTok, YouTube, Instagram. No. Però regaliamo davvero, cioè sto facendo il video dove regaliamo Bitcoin. Mi interessa. Però sei interessata a Bitcoin? Sì, giusto. Bitcoin, blockchain. Blockchain, sì. Come fai ad essere così informata? Ho dato l'esame di intelligenza artificiale in università e faceva parte del programma. Fico, che cosa fai? Comunicazione e marketing. Bello. Fico, complimenti. Sei sicura che non vuoi Bitcoin in regalo? 10 euro così. Va bene. La ragazza era studiata. Non ha voluto i nostri Bitcoin, però almeno era studiata. Signora, lei li vuole dei Bitcoin in regalo? No, grazie. Ragazze, volete dei Bitcoin in regalo per Natale? No, grazie. Sapete che cos'è Bitcoin? Sì. Lo regaliamo. Posso, ragazzi? A un ragazzo probabilmente. A gratis? Sì, a gratis. Sei interessato? Se è un Bitcoin a gratis, perché non no? Non è un Bitcoin. Vabbè, no. Una... Avete un'app di trading? No, è un canale YouTube. Ma oggi stavo regalando Bitcoin in giro per strada. Per il content, yes. Sì, per il content. Per il content. Facciamolo. Coinbase Wallet. Non mi sono mai informato troppissimo, il giusto, perché sono più su funds and stocks. Ok. Però Bitcoin ormai era troppo tardi. Poi ci sono state molte cose fake, tipo scam, Logan Paul e cose, ecco, altre robe. Quindi ho detto mi lascio stare. Mi sono informato ma non ci sono entrato, ecco. Beh, ci sta, nel senso. Però non fa mai male informazione. Io quello che dico io sempre, infatti, è comunque di informarsi. Informarmi, che è una cosa non dico che... no. Sì, esatto. Fai ricevi e cerca USDC. Questa criptovaluta qua è quella che ha il peg con il dollaro, vero? Esatto. Abbiamo un altro ragazzo molto informato qua. Sì, riuscito a trarmi fuori prima che il crollo. Il crollo spiacente di delle moons. Di Luna. Di Luna, esatto, sì. 15 euro, mandiamo. Ammirate la velocità. Vai, conferma. 14 centesimi di commissioni. Inviato. Arrivato. Ecco i suoi soldi in corone svedesi. E dopo aver abbattuto i confini internazionali con questi ragazzi provenienti dalla Svezia, abbiamo incontrato questa coppia di altruisti. Volete dei Bitcoin gratis? Grazie. No, grazie. Sapete che cosa sono? Sì. Allora sono soldi, li regaliamo per Natale. No, va bene, no, così, grazie. Che cos'è Bitcoin? È una moneta virtuale. Quanti ce ne sono al mondo? No, questo non lo sappiamo. Ci investireste mai? No, sinceramente io no. Se non mi sbaglio, all'inizio non ci investiva nessuno su Bitcoin. All'inizio sono stati rivalutati. Sì, sono abbastanza stati rivalutati. Però non lo so, perché anche io non saprei investire, quindi non... Magari se ve li regalassi, saresti un po' più spronati. No, meglio magari a qualcun altro che ne sa cosa fare. Regalateli a qualcuno che li usi meglio di noi. Molto bello, commovente. Carissimi investitori, abbiamo trovato un altro ragazzo curioso che vuole ricevere Bitcoin in regalo. Esatto, voglio ricevere Bitcoin in regalo. Siccome la rete Bitcoin è molto intasata, ti invieremo USDC, che è una stable coin. Un USDC equivale a un dollaro. Ok. Che cosa ci farai poi con questi soldi? Vediamo. Ma devo ancora decidere. Studierai un po' il mondo delle criptovalute, di Bitcoin? Assolutamente sì. Questo è un buon motivo per iniziare a studiare questo mondo. Beh sì, se sono gratis. Esatto. Fai conferma. Conferma. Un centesimo di commissione. E poi puoi anche aspettare qua, sono 2 minuti. Non è vero, sono già arrivati. Sono arrivati. Sono arrivati. Riprendi la faccia meravigliata. Perfetto. Cosa si prova ad avere 12 euro in USDC? È una felicità. Sono sempre 12 euro. E esatto. Non c'è nessuna banca o autorità che ti approvi o meno la transazione. E soprattutto, sai, gli esercenti, i negozianti, quanto rosicano perché devono pagare con... Uno deve pagare con la carta e loro devono dare quel 2-3% alle banche. Invece qua abbiamo fatto una transazione con un centesimo di commissione. Quindi anche i negozianti sarebbero contenti. Assolutamente sì. Quindi ora domanda. Secondo te questo è il futuro? Assolutamente sì. Sbagliato, carissimi investitori, questo è già il presente. Ci salutiamo con questo simpaticissimo ragazzo e mentre ci incamminiamo per trovare le ultime persone a cui regalare Bitcoin, ci imbattiamo in questa band di future rockstar. Stiamo regalando Bitcoin per Natale. Bitcoin. Tu conosci Bitcoin? Sì, lo conosco, però che... è un po' impossibile che regali dei Bitcoin. No, non interi, cioè non regaliamo 40.000 euro, però magari 10 euro. Noi ve li regaliamo. Ma che ci puoi fare? È una moneta. Cioè ci puoi comprare quello che vuoi essenzialmente. O te li puoi tenere. Faccio un esempio stupido. Doppelganger. A Doppelganger accettano Bitcoin per pagare. All'S Roma Store le accettano. Da un negozio chiamato Project accettano Bitcoin. Sei un artista di strada? Sì. Siete tutti artisti di strada? Sì. Per esempio qua voi mettete dove accettate le monetine. Accanto potete mettere un QR code dove chi vuole lo scannerizza e vi invia Bitcoin. Secondo me
nessuno ancora fa queste cose. Ma no, no, rimarreste sorpresi. Qualcuno ci sta. Ci farò un pensiero. Cioè, se volete io comunque ve li regalo e voi decidete che cosa farci. Magari è un modo per incentivarvi a entrare in questo mondo. Amo, non devi fare per forza. Ma sono curioso. Diciamo che gli regaliamo 20 euro. Cerca Coinbase Wallet. Puoi documentarti. Coinbase è un'azienda quotata in borsa al Nasdaq. Mira la magia di Bitcoin. Adesso noi ti scannerizziamo, lo mandiamo 20 euro in bitcoin, che sono per l'esattezza 0.000523 bitcoin. Vabbè, buttali via. Siccome ormai si era fatta una certa e non potevamo aspettare i tempi di bitcoin, abbiamo augurato il meglio a questi giovani artisti, chiedendo al ragazzo di mandarci su Instagram la conferma dell'avvenuto arrivo. Rasserenati, possiamo giungere così alla fine del video. Beh, che dire carissimi investitori, io direi che abbiamo donato abbastanza. A quelli più intraprendenti, a quelli che volevano saperne di più di Bitcoin, noi abbiamo donato. Comunque sia, sono rimasti dei soldi nel wallet. E come abbiamo detto a inizio video, prestate bene attenzione agli indizi. Sì, appunto, se voi trovate tutte e 12 le parole del SID, potete ricomporre il wallet e prelevarvi tutti i soldi rimasti dentro che non abbiamo donato oggi, perché alcune persone erano un po' malfidate. Chi meriterà di più i nostri soldi è uno di voi. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare Coinbase, che ha reso possibile tutto questo. Grazie Coinbase. Grazie Coinbase Italia. Lasciate un like, dovete commentare. Facciamoci anche gli auguri di Natale nei commenti. Auguri. Auguri. A Natale poi siamo tutti più buoni, quindi ancora più like. Lasciate la campanellina, abbiamo realmente la campanellina, quindi pigiatela la campanellina. Ci vediamo in un prossimo video che saranno fantastici. Stanno qua, siamo sommersi dai video. Siamo immersi, abbiamo rotto la quarta parete. Buon Natale! Buon salve gente! Da investitori folli.